Allora, se avete visto il mio short in cui io ho raccolto i fiori di zucca, li ho lavati, ho levato tutte le parti diciamo del pistillo, no? Che è amaro, e adesso li ho scolati, li ho lavati bene, poi li ho scolati. Adesso li vado a tagliare a listarelle perché voglio fare delle frittelle con i fiori di zucca. Non ne farò la metà più o meno. Voglio fare la prova perché altrimenti se vengono male, perché non l'ho mai fatta io queste cose. Però per fare un po' di visualizzazioni devo fare video di cucina perché sembrerebbe che sono gli unici che fanno forte. Guardate Benedetta Rossi che ha fatto, ha creato un impero facendo video di cucina a modo mio di Benedetta Rossi, di cui io sono partecipe del suo successo perché mi riguardo. Comunque io faccio delle frittelle a modo mio, vediamo come vengono. Li taglio a listarelle, poi li mettiamo direttamente qui dentro, ci mettiamo un po' di sale per insaporirli. Forse troppo grosse le listarelle, non lo so, le devo fare più piccole. Perché dopo dovremmo friggerli questi, con la pastella, bisogna mettere la pastella di farina e uova. Poi ci va messo un po' di parmigiano. Io ci volevo mettere una alice, ma non ce l'ho, adesso non mi vado ad uscire a comprarla. Ecco, vedete come l'ho pulito bene, l'ho levato così. Vedete? Faccio così. Vabbè, allora adesso blocco perché tanto questo lavoro è ripetitivo. Adesso ci metto un po' di sale, ci metto un po' di sale per farli insaporire, che poi questo sale assorbe pure l'acqua che loro, forse ho messo troppo di sale, vediamo, basta così mi sa. Faccio questi pochi, gli altri li lascio, non so se è il caso di metterli direttamente con quella ciotola dentro il congelatore, perché per mantenerli non lo so, li lascio in frigorifero, durano poco. I fiori di zucca sono tanto delicati, ma non credo che si possono congelare, nemmeno le zucchine si possono congelare, credo, eh. Non vorrei dire stupidaggini, ma è così. Allora, qui in quest'altra ciotola andiamo a sbattere le uova e poi metteremo la farina per fare la pastella. Ecco qua. Non c'è bisogno di metterci il sale perché già l'ho messo nelle zucchine, quindi dopo verrebbero troppo salate. Vedete come si sta, come è cambiato già l'aspetto col sale. Andiamo a fare questo lavoro. Di sbattere due uova ci ho messo. Omelets, io dico sempre ciò. Queste sono molto comode queste ciotole così di vetro, eh. Io ne ho due, però queste le ho passate qui perché quell'altra è occupata. È occupata mia moglie, non posso levare quello che sta dentro. Ecco qua. Adesso aggiungiamo la farina. Quanto basta per fare una pastella, diciamo, morbida? Se non ce la facciamo a fare una pastella morbida, mettiamoci pure un po' d'acqua, non succede niente.
Devo prendere un cucchiaio così. Vedete? Vado a prendere un cucchiaio per pulirla. Allora, andiamo ad aggiungere un po' d'acqua, altrimenti è un po' dura. Allora, vedete come è venuta bella questa pastella? Bellissima, vedete? Ok, adesso ci mettiamo il parmigiano. Io così lo finisco, questo parmareggio. Parmigiano. Questo l'avevo messo al congelatore perché è l'unico modo per mantenerlo, altrimenti fa la muffa dopo. Ecco qua, lo metto tutto, così non ci penso più. Fino all'ultima goccia. Ok. E andiamo a mescolarlo. Sentite che profumo, che non posso farvi sentire i profumi a voi. Se un profumo di parmigiano, mamma mia, no. Ecco qua, continuiamo a fare questo lavoro. Ok, allora una volta fatto questa bellissima pastella, andiamo a metterci dentro i fiori di zucca che ho già preparato. Eccoli qua. Vedete? Vedete che hanno ricacciato l'acqua? Perché il sale praticamente assorbe l'umidità, assorbe l'acqua dal fiore di zucca e quindi l'acqua viene cacciata fuori, capito? Il meccanismo. La chimica è una cosa pazzesca. Il sale è igroscopico, capito? Assorbe l'umidità. Se voi mettete il sale. Infatti quelle bustine, quelli sono dei sali, no? Quelle bustine che trovate sono dei sali che assorbono l'umidità nelle confezioni, nelle scarpe, perché altrimenti l'umidità poi fa ammuffire il prodotto, no? Si formano delle muffe, si formano delle. Ecco qua, questa è pronta. Questa adesso va presa poi con un cucchiaio. Certo, se c'avevo le alicette ci stavano meglio, ci voleva pure il basilico, quante cose, ma non ce l'ho. Quindi perciò io dico, questa la chiamo a modo mio. Sono delle frittelle a modo mio. Adesso andiamo a scaldare l'olio e le friggiamo. Vi faccio vedere, ne frico un po' e poi dopo. Bisogna metterle una volta fritte dentro, sopra a uno scottex che assorbe. Su un vassoio dove viene assorbito. Ecco qua. Questo è il cucchiaio pronto per prendere. Ecco, si prende così. Lasciamoci pure la forchetta che può servire. Ok, andiamo a preparare la padella. Allora, andiamo ad accendere il fornello e questo qui dovrebbe essere questo, no? Giusto? Con questo lanciafiamme, questo non è un accendino, è un lanciafiamme, andiamo a scaldare l'olio. Intanto prepariamo questo, qui ci vorrebbe qualcosa da metterci, quasi quasi io ci metto questo qui, che succede? Io ci metto questo perché non so dove poggiarmi. Io ci metto questo. Allora, qui abbiamo messo questo Scottex, sì, ne ho messe 3, 4, così assorbe. E qui ho preso un'altra forchetta per prenderle poi.
Vediamo se è buono, se è pronto, come facciamo la prova, come si fa? Così? Mette uno così. Mi sembra che va bene. Si può mettere. Ok, allora. Questo è l'unico modo, mettere un pezzo, anzi lo dovrò fare uno, perché questo poi mia moglie si arrabbia che si rovina, questo l'ho comprato all'IKEA. Dice no, non si rovina questo. Allora ne faccio uno io di legno di abete, tanto ho tutti gli attrezzi, ho la pialla, lo sapete, ho tutto. Allora andiamo a mettere, siamo pronti, andiamo a mettere, quasi ne facciamo così, uno. Eccone uno, poi due, dobbiamo stare attenti a mettere un po' di staccare, sennò si appiccicano. Forse l'ho fatta troppo morbida. Vabbè, ma sempre le prove bisogna fare, la prima volta è così, poi. Mettiamocene un altro solo, dai. Alla seconda cottura ci mettiamo di più. Ecco. Sentite come frigge? Perfetto. Sto cercando di fare il meno sporco possibile, perché sennò chi la sente? Mi ha sporcato tutto! Mi ha sporcato tutti gli schizzi! Guarda uno schizzo! Ma dove sta? Non lo vedo io. Eccolo, vedete, vedi lo schizzo. Oh, che pizza. Ecco. Siamo pronti. Vediamo se va bene, come lo vediamo, così. Quando sono dorati sotto li possiamo rigirare. Andiamo a rigirarli. Per rigirarli io penso che l'unico modo più sicuro è fare con due forchette, così mi faccio, ecco, vedete se sono un po' appiccicati. Però con due forchette è l'unico modo per rigirarli, altrimenti con una sola non ce la facciamo. Vedete? Ecco, perfetti. Questo si è proprio appiccicato. Insomma, ecco qua. Non lo so, adesso io sto facendo così, se va bene. Questo è a modo mio. Dopo le assaggiamo, se sono buone vi dico che sono buone, se sono cattive non vi dico niente. Ci voleva il basilico qui e la ricetta, che non ho. Non ho, non ho, non ho. Faccio come la canzone, quello che non ho. Non so se ci cazzo ci potevo mettere, perché poi non, io ho l'origano, ho il pepe ci potevo mettere, che stupido. Alle prossime ci metto un po' di pepe allora, va? Eccolo. Pepe nero, l'origano non credo. C'è stato tutto meno che pepe nero qui, ma com'è possibile? È incredibile. Ma che fine ha fatto il pepe nero? Boh. Non c'è. Non c'è pepe. Signori, non c'è il pepe. È una cosa assurda. Andiamo a scolarli, va? Che è meglio. Un po' di pepe secondo me ci stava bene. Forse devo far cuocere un po' di più però, eh. Perché li vedo un po'.
Qui sono cotti bene, ma sotto ma possibile che non c'è pepe nero, se no ce lo mettevo alla seconda. Incredibile, c'è tutto, chiodi di garofano, tutto meno che pepe nero, ma non è possibile, guardate, guardate. È una cosa incredibile, eh. L'origano, ce ne stanno 4-5 di origano. Chiodi di garofano, curry. Questo che è? Ah, eccolo. Ho trovato un po' di pepe nero, consiglia, devo ricomprare però, pepe nero macinato. Ma ce lo metto. Queste frittelle qui ci ho messo anche un po' di pepe nero, vediamo come vengono. Ecco. Quell'altro ormai non ce l'ho messo, è andato. Chi lo sa? Andiamo a scolarli, va? Ah, perfetto. Sono venuti belli rosolati. Ecco qua, vedete? Ve lo ricordate? Com'è quel film con De Sica? Poveri ma ricchi, no? Dei fratelli Tucci. Di Sora sotto. Facevano i friggitori, avevano una friggitoria. Tucci per uno per Tucci. Ok. Li aumentiamo. Questi qui sono col pepe nero. Io penso che ce li metto tutti, ma qui. Ecco, vediamo se sono cotti sotto. L'unico modo è questo. Non ci stanno santi, l'unico modo è questo. Sì, sono cotti. Sono cotti, vedete che bel colore dorato? Questo è l'ultimo commesso del cotto, che stava al centro. Laterali si cuociono un po' di meno perché il calore. Sta acceso, infatti questo sembra bruciato, ho detto una stupidaggine. Eppure questo mi sembra brucicchiato. Ah, andiamo bene. Vabbè, abbasso, va. Mamma mia, questi si sono brucicchiati. Vabbè, sono più croccanti. Ok, allora, questa qui è la ricetta a modo mio di le frittelle con i fiori di zucca. Mo' gli altri che sono rimasti, li vorrei mettere in un contenitore un po' più piccolo e metterli al congelatore così, perché l'ho asciugati bene, quindi tanta acqua non c'è sta dentro.
asciugati bene, li ho messi fra due sparve per asciugarli. Speriamo che si mantengano al congelatore, perché dopo, una volta che scongeli, diventano una poltiglia. Almeno è successo con le zucchine non si possono congelare, assolutamente, non credo, A meno che uno non le cuoce prima e poi le riscaldi al microonde, ma non lo so, boh, sto a dire una stupidaggine. Questo sembra brucicchiato, guardate. Una cosa veloce così. Io vorrei quasi assaggiarle una di queste che ho fatto per primo. Le frittelle si possono fare pure con le mele, quando coglierò le mele biologiche. Farò delle frittelle con le mele. Delle fettine di mele, stesso procedimento, al posto dei fiori di zucca ci stanno le fettine di mele. Probabilmente lo stesso. La pastella con la farina. Andiamo un po' ad assaggiare una prima che ho fatto. Che com'è? A me mi sembra buona, non è salata, buona. Meno male non ce l'ho messo altro sale. E poi assaggeremo una quelle col pepe. Queste sono quelle, mettiamo a destra, quelle senza. Buone. Andiamo a scolare quelle col pepe. Ecco qua. Ma io penso che questa è una cosetta semplice semplice, però lo dovete fare di nascosto da vostra moglie, perché quella si arrabbia che sporcate tutto, ma io non ho sporcato niente, perché adesso due ciotole le lavo, pure questa padella la lavo. Queste un po' bruciucchiate me le mangio io. Questi sono i cosi. Non ci dovrei andare con la forchetta, però mamma mia, gli errori faccio. Non ci dovrei andare con la forchetta, dovrei andare con questa. Per recuperare questi granellini, sono buonissimi. Spettacolo. Questa è farina e uova. Un po' di Perfetto. Ok, allora, se questo video vi è piaciuto, mettete un bel mi piace. Questo lo potete fare benissimo pure voi, ma con un po' di pazienza. E adesso non so, mi sembrano buoni, io l'ho mangiato. È giusto, è proprio giusto, non è cattivo. Non è salato, guardate come si vedono bene i fiori di zucca dentro. Perfetto, mettete un bel mi piace, così divento famoso come Benedetta Rossi. Ok, al prossimo video.